Ma Rimaflo, io credo che sia un'esperienza straordinaria per una ventina di persone, di lavoratori e lavoratrici della vecchia Maflo, che non si sono rassegnati al licenziamento e alla chiusura della fabbrica, ma hanno pensato di ricostruirsi un futuro lavorativo e di reddito, riprendendo in mano qualcosa che era stato abbandonato dal padrone e reinventando un lavoro con una certa dose di fantasia, riconvertendo un'attività che era un'attività del gruppo automobilistico, di componentistica, in senso ecologico. Questa era una fabbrica metalmeccanica e anche una fabbrica metalmeccanica può servire al pianeta, e quindi abbiamo pensato di utilizzare quel materiale che finisce per oltre l'80% nelle discariche per rimetterlo nel circolo della produzione, quindi recuperare materie prime da elettrodomestici, da computer e così via. Nel frattempo però, per stabilire un rapporto con il territorio, abbiamo pensato, visto che siamo ai confini del Parco Agricolo Sud Milano, di avere un rapporto con i produttori agricoli. Abbiamo costruito una sorta di logistica solidale tra i produttori agricoli e i GAS di Milano, i gruppi di acquisto solidale, e quindi ci siamo in qualche modo orientati anche a occuparci di agricoltura, di cibo, e siccome in questo periodo Milano con Expo 2015 sta parlando soprattutto di nutrire il pianeta, noi siamo entrati nella rete No Expo perché in realtà lì non si vuole nutrire il pianeta, ma si vogliono nutrire le multinazionali e le multinazionali degli OGM, tra l'altro, e quindi abbiamo costruito una relazione di resistenza nei confronti di questo nuovo modello che viene avanti, e abbiamo trovato anche occasioni di lavoro, perché le persone che abbiamo messo in questo circuito hanno affiancato l'attività artigianale industriale, e quindi stiamo creando nuovi posti di lavoro. L'attività principale oggi è quella del mercato dell'usato, perché siamo costruendo le condizioni per investire poi le risorse accumulate proprio per affrontare il riuso e riciclo di materiale elettrico elettronico. Quindi la nostra idea è quella di ricostruirci un lavoro in autogestione, una fabbrica aperta senza più padroni e soprattutto che rispetta i diritti dei lavoratori e l'ambiente.